Fanfani era uno storico, per me storico del pensiero economico, l'ho studiato da questo punto di vista, era uno storico del passato che sapeva guardare al futuro, questa è la sua caratteristica principale dovuta al suo metodo, metodo dialettico, ma al centro della storia lui vedeva sempre l'uomo. Un ricordo particolare lo aveva per i giovani che dovevano decidere del domani, per questo un nuovo spirito doveva guidare l'Italia del domani, a questo lui teneva moltissimo. Proprio grazie a questo suo sguardo storico riusciva a vedere nel futuro, ha visto tantissime delle problematiche di oggi, la soluzione era la partecipazione, il disagio, al disagio sociale, al disagio nelle aziende, la disoccupazione tecnologica, al terrorismo. Per tutto questo lui aveva una causa e sapeva dare una soluzione. Ma è stato uno dei maggiori statisti italiani. È uno che è stato 6 volte presidente del Senato, 5 volte capo del governo, l'unico italiano presidente dell'Assemblea delle Nazioni Unite, è quello che ha unito il paese, l'ha unificato con l'autostrada del sole, con la RAI e con le tante opere, il piano casa, il cosiddetto piano Fanfani. Le opere che portano il nome di Fanfani sono infinite, uno statista unico da questo punto di vista.